Sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23 si vota per l'elezione del nuovo sindaco. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono 38 i comuni che andranno alle urne. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Per chi non ha la tessera oppure l'ha smarrita, può richiederla anche nei giorni delle votazioni all'ufficio elettorale del proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali. Ma come si vota? Nei comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda dove è già stampato il nome dei candidati sindaci e il contrassegno delle liste che li sostengono. Ad ogni candidato è assegnata una sola lista. Il voto si esprime tracciando una X sul contrassegno della lista o sul nominativo del sindaco. Nei comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere massimo una preferenza. Nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti si possono esprimere massimo due preferenze. Nel caso le preferenze siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. Come si vota nei comuni con più di 15.000 abitanti? Si vota con una sola scheda che riporta i nominativi dei candidati a sindaco e sotto al simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al sindaco da quest'ultima appoggiato. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un simbolo sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Così facendo, si ottiene il voto disgiunto. Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato a sindaco, votando così solo per il candidato a sindaco e non per la lista o le liste collegate. Nel caso le preferenze siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco il candidato che tiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato sindaco raggiunge il 50% più uno dei voti, si tornerà a votare domenica 23 e lunedì 24 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.